Perfetto, buona, non so se mi sentite e mi vedete, faccio quest'ultimo check. Sì. Ok, Sì, grazie mille. perfetto. Grazie mille. E dunque, buonasera a tutte e tutti i partecipanti. Intanto mi preme scusarmi per ecco, questa condizione un po' di presentazione dalla macchina. Sono in viaggio per lavoro e l'organizzazione mi sarebbe stata davvero impossibile altrimenti. Quindi vi chiedo scusa in anticipo, seguirò la lezione a schermo spento, ma comunque la seguirò e come sempre le domande successivamente le faremo, insomma, nella solita modalità. Vi presento il relatore di oggi, la professoressa Cinzia Caporale, tarderà un pochino perché ha avuto anche lei un contrattempo per cause di forza maggiore, direi, visto che parliamo di maltempo, se non erro. Professore, e quindi inizierà la lezione di oggi il professor Marco Annoni, che è un ricercatore del CNR e responsabile dell'unità di ricerca in bioetica del CNR. Coordina altresì il comitato etico della Fondazione Veronesi. Lezione di oggi dal titolo, come vediamo dalle slide, Libertà individuali e diritti bioetici, che mi permetto di dire essere un argomento estremamente interessante. Ma lascerò renderlo più interessante ovviamente al nostro professore relatore Marco Annoni. Grazie mille e le do la parola. Grazie, grazie mille. Naturalmente io sono molto grato dell'invito. Purtroppo sono qui appunto in vice e in sostituzione della professoressa Cinzia Caporale e mi rendo conto che naturalmente la sua presentazione sarebbe stata naturalmente di ben altro livello. Cercherò di fare comunque del mio meglio, visto anche che sono purtroppo un po' malato, però come dire, cioè, mi scusi in anticipo se ci saranno dei contrattempi o dei colpi di tosse. Parleremo dunque di libertà individuale e diritti bioetici, come è stato anticipato, un tema importantissimo, importantissimo per gli individui e anche per le collettività. Quello che cercherò di fare sarà quello di tratteggiare un fil rouge tra alcune delle tematiche in discussione oggi, ripartendo un po' però da quella che è la storia della bioetica, che cosa vuol dire parlare di bioetica, quali sono gli strumenti, quali ne sono i problemi, le domande. Le anime oggi, per poi andare ad approfondire alcune questioni al centro del dibattito e che io credo stanno veramente a cuore a tutte e tutti. A corredo della presentazione personale, ringrazio che è stata già fatta. Sì, io afferisco al Centro Interdipartimentale per l'Etica e l'Integrità della Ricerca del CNR e poi ho anche il piacere di essere il direttore di questa rivista scientifica ad accesso libero con revisione paritaria. A cura del Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi, intitolata e chiamata The Future of Science and Ethics, la quale pubblica contributi appunto su molti dei temi che andremo ad affrontare oggi. Come dicevo, il mio intervento durerà una cinquantina di minuti per poi lasciare un ampio spazio alle domande su tematiche che sono sicuro sono comunque di interesse comune. E quindi vorrei dividere questo mio tempo nel seguente modo: una breve introduzione storica per cercare di tratteggiare almeno, come dicevo, che cos'è la bioetica, di che cosa si occupa, quali sono le sue anime, e poi il focus principale dedicato al tema del testamento biologico, delle disposizioni anticipate di trattamento, a partire dalla legge 219 del 2017. Che a mio avviso rappresenta un'ossatura ideale per andare a dipanare molti dei dibattiti che riguardano i diritti alla fine della vita e le varie discussioni dal punto di vista biogiuridico e soprattutto bioetico, che è poi la mia area specifica di competenza. In ultimo, prima di lasciare appunto spazio alle domande, vorrei brevemente anche introdurre un altro fronte decisivo, che è quello dei diritti riproduttivi, anch'esso oggi al centro di accese polemiche e dibattimenti. Quindi vorrei ripartire veramente guardando indietro alla storia, c'è cioè semplicemente una slide così relativa al passato, ma io credo che sia importante per cogliere alcuni punti essenziali. Quella che leggete qui è una citazione tratta dal Decorum, che è uno dei libri che compongono il corpus di Ippocrate. In realtà, come tutti i libri poi di quelle epoche, non erano stati in realtà scritti dalla persona.
che poi di fatto li ha firmati nel corso della storia, ma venivano attribuiti a questa persona per dare autorevolezza a questo tipo di insegnamenti, che però sono stati molto spesso il cardine fondamentale per orientare il comportamento, in questo caso dei medici. E qui leggiamo uno degli insegnamenti fondamentali che veniva trasmesso appunto attraverso questi testi, e cioè il nascondere la maggior parte delle cose ai pazienti, dare le disposizioni necessarie con gioia e serenità, senza rivelare al paziente nulla della sua condizione presente o futura. Questo è un tipico caso di quello che oggi anche in bioetica, e non solo, abbiamo imparato a chiamare con paternalismo, perché era un tipo di atteggiamento che veniva utilizzato appunto da alcuni medici, naturalmente non tutti, ma era molto prevalente, per interfacciarsi con i pazienti, con le persone che volevano ricevere delle cure. Era basato sostanzialmente su due principi fondamentali: il principio di beneficenza e il principio di non maleficenza, diciamo oggi. Semplicemente, se primo, non causare danni non necessari e, se possibile, aiutare l'altra persona. Questo anche al costo di nascondere la verità a questa persona e dunque di non poterla mettere, non poterla porre nelle condizioni di poter decidere per sé, di esercitare un consenso, di esercitare una condotta autonoma nei confronti di quali trattamenti desiderasse ricevere o meno. Questo sulla base della supposizione che il medico era appunto come un buon padre di famiglia, una persona con una superiore autorità, con maggiore esperienza e che oltretutto aveva una sorta di investimento anche relazionale nei confronti delle persone che ricevevano le cure e quindi per il loro stesso bene a volte era necessario nascondere loro anche la verità, che veniva somministrata come un farmaco in dosi e in momenti più appropriati a seconda di quello che veniva giudicato dal punto di vista appunto del singolo medico e non del paziente. Questi ideali ippocratici, questi valori sono rimasti straordinariamente stabili in tutta la storia della medicina, soprattutto, o perlomeno nella storia della medicina occidentale. C'è stata semplicemente una brevissima parentesi, cioè sono state diverse, ma questa è particolarmente rilevante, tra il 300 e il 400, nel periodo nel quale i medici avevano una forte competizione con altri tipi di guaritori e quindi cominciarono a dare dei consigli diversi nei manuali, non tanto relativi a quella che noi oggi chiamiamo etica medica, ma erano più consigli di marketing. Per esempio, ci sono dei manuali molto interessanti dell'epoca che consigliavano a un medico quello che bisognasse dire di fatto di fronte a un campione, magari di urine del tempo del paziente, che era una maniera comune che avevano i pazienti di allora per testare le capacità del medico, per capire se riuscivano veramente a fare una diagnosi. E questo consiglio era, per esempio, quello di dire che in ogni caso il paziente era sempre gravissimo, perché nel caso in cui poi il paziente fosse guarito, il medico poteva dire che effettivamente era stato merito suo e quindi esigere il pagamento. Nel caso in cui invece la guarigione non fosse avvenuta, il medico avrebbe sempre potuto dire, ma io ho subito detto che questa era una situazione molto grave e assolutamente disperata. Ma con l'eccezione di questa parentesi, gli ideali ippocratici di non maleficenza e beneficenza sono stati i cardini di fatto dell'etica medica fino a tempi recentissimi. Facciamo ora un salto quantico e arriviamo a veramente la nascita storica, una delle radici principali della bioetica, e naturalmente parliamo del periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Naturalmente quello che vedete ritratto qui è il dottor Mengele, che era un medico militare tedesco e che appunto è diventato medico nel 1943 nel campo di Auschwitz-Birkenau. Ed è stato anche, oggi lo sappiamo molto bene, responsabile di esperimenti assolutamente atroci con soggetti umani, spesso gemelli, in altri casi non soltanto gemelli, e questo fece sì che una volta che il conflitto terminò, si arrivò ovviamente a quello che poi è stato il processo di Norimberga. Una piccola parentesi: molto spesso quando si tratta della storia della bioetica si fa riferimento solo al caso dei prigionieri di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale in Europa, casi altrettanto, se non in alcuni casi addirittura più atroci, avvennero anche per quanto riguarda l'Asia, in questo caso per esempio l'unità 731 dell'esercito giapponese, che appunto condusse a sua volta molte sperimentazioni. A differenza però della controparte europea,
Questo è un caso molto meno noto perché tutti furono sostanzialmente lasciati andare senza poi alcun processo, perché si decise poi, gli alleati decisero, in particolare gli americani, di scambiare parte dei dati in queste sperimentazioni con la libertà delle persone coinvolte nelle sperimentazioni. Perché? Perché fu molto chiaro che dopo questo conflitto e dopo quello che era avvenuto e di fatto poi di dominio pubblico, non ci sarebbero mai più potute essere sperimentazioni di questo tipo. Arriviamo dunque al processo di Norimberga, appunto contro i medici nazisti, e sostanzialmente perché è molto importante? Perché ci si trovò per la prima volta a dover rispondere in contesto pubblico di questo tipo e giuridico a due controargomentazioni che furono molto comuni e che di solito sono comuni quando si assiste a delle violazioni del campo che riguarda la ricerca biomedica con soggetti umani. La prima è invariabilmente: ma io ho solo eseguito gli ordini. E la seconda invece è molto più perniciosa ed è poi il punto centrale. E cioè quella: ma naturalmente noi lo abbiamo fatto per l'amore della verità, per l'avanzamento della conoscenza. E quindi tutto quello che abbiamo fatto è giustificabile o giustificato in base ai risultati che abbiamo di fatto potuto ottenere. Ecco, nel rispondere ovviamente ci fu poi la formulazione di quello che è diventato il codice di Norimberga, il primo criterio importantissimo, che poi è un centro storico fondamentale che rivedremo anche nella parte successiva di questa presentazione, è appunto il principio del consenso informato. E cioè il principio secondo cui una persona coinvolta in una sperimentazione, in questo caso, dovrebbe avere la capacità di dare il proprio consenso, dovrebbe quindi esercitare un libero potere di scelta che deve essere da una parte adeguatamente informato e dall'altro libero da ogni tipo di coercizione indebita, compreso appunto il ricorso anche alle minacce o alla violenza. Ebbene, questo principio che qui viene formulato in maniera molto chiara diventa poi nel corso del tempo uno dei principi cardine, insieme a quelli che abbiamo visto prima di beneficenza e non beneficenza, della bioetica contemporanea, e pone il consenso, quindi l'autonomia decisionale degli individui, al centro delle decisioni che riguardano, per esempio, l'accesso a una sperimentazione clinica, oppure le terapie che si desiderano rifiutare oppure ricevere. Naturalmente non andò tutto esattamente secondo i piani, ci furono tantissimi altri casi di violazione negli anni successivi. E di solito la bioetica nasce in molti casi per reazione, cioè si scoprono alcuni scandali, questi diventano di dominio pubblico e dopodiché c'è una reazione a livello non solo teorico, ma anche proprio normativo, con nuovi codici, nuovi strumenti che mirano a evitare nel futuro il ripetersi di certi casi. Uno molto famoso è quello dell'esperimento di Tuskegee sulla sifilide, che durò, pensate, ben 40 anni, coinvolse 399 uomini di colore, poi ce ne furono altri 201, sempre di colore, che furono messi nel gruppo di controllo. Questi 399 erano ammalati di sifilide, vengono arruolati per studiare l'evoluzione naturale della malattia, come si sviluppa in assenza di cure. E questo perché allora non esistevano le cure quando cominciò di fatto questo esperimento. Fu condotto in America, tra l'altro, dal Servizio Nazionale americano, e purtroppo quello che successe è che nel 1943 si scoprì, questa è un'ottima cosa, la penicillina, ma per non rovinare lo studio decisero di non somministrarla e di non informare i partecipanti, che anche in questo caso non diedero il proprio consenso informato a essere parte di questa sperimentazione, ma furono invece in molti casi ingannati, gli fu detto che era una sperimentazione, uno studio per studiare il sangue cattivo, quello che veniva chiamato il sangue cattivo. Naturalmente poi ci furono molti strascichi, qui vedete come finì, insomma, moltissimi anni dopo, col presidente Clinton che in una cerimonia ufficiale, di fatto, chiese scusa a nome degli Stati Uniti ad alcuni dei pochi sopravvissuti dell'esperimento di Tuskegee. I casi però ce ne sono tantissimi, quindi vediamo pochissimi. Questo è un altro in Svezia, delle campagne di sterilizzazione forzata per le persone che erano giudicate inferiori oppure di una qualità razziale non sufficiente. E pensate, andarono avanti anche in questo caso più o meno fino al 1976. E naturalmente anche tutte queste procedure mediche furono comunque svolte senza consenso.
Dopo però l'esperimento di Tuskegee si istituisce una commissione nazionale che identifica questa volta tre principi fondamentali: quello di beneficenza, che comprende anche la non maleficenza in questa accezione, e poi altri due principi che sono diventati assolutamente cardine per le discussioni e il modo in cui pensiamo oggi ai problemi normativi che riguardano l'etica e la bioetica in ambito biomedico, ma non solo. C'è ovviamente il principio di giustizia su come devono essere distribuite, per esempio, le risorse, e poi c'è il principio di rispetto per le persone, cioè il principio di rispetto per l'autonomia personale in ambito biomedico, non solo di sperimentazione, ma anche di trattamenti clinici. Oggi questi quattro principi sono i cardini di questo approccio che è di fatto uno di quelli prevalenti nell'ambito della bioetica, chiamato il principialismo e insomma, condensato in uno di quelli che possono essere considerati veramente i testi sacri della bioetica contemporanea, che sono i principi di etica biomedica di Tom Duchamp e James Childress. Perché è così importante questo libro? Perché questo libro, secondo me, mostra un'anima, la doppia anima della bioetica e anche il perché è così interessante. Da una parte, la bioetica, si occupa e frequenta gli stessi problemi in parte della filosofia morale, quindi è una disciplina che si occupa di pensare, di elaborare concetti che riguardano appunto l'autonomia, la beneficenza, i doveri, i valori, le virtù, il carattere e via dicendo. Dall'altro però è una disciplina eminentemente finalizzata alla decisione pratica, perché è qualcosa che si occupa di casi concreti, casi che vediamo e che abbiamo visto recentemente nella pandemia, ma tutti i giorni che accadono nelle strutture sanitarie o per quanto riguarda le sperimentazioni con soggetti umani. Questa è un'altra radice importantissima della bioetica, che è appunto l'innovazione tecnologica, tecnico-scientifica. Il caso che mi piace sempre ricordare è questo, che è quello del cosiddetto Comitato di Dio di Seattle. Che cosa successe? Successe che siamo intorno agli anni 60 e arriva un'innovazione straordinaria, che è il primo prototipo per la macchina della dialisi, e grazie a questo prototipo sostanzialmente molte persone che avevano condizioni croniche ai reni possono sperare di continuare a vivere con un'accettabile qualità di vita. C'è solo un problema, e cioè che il prototipo 1, le persone che ne hanno bisogno sono tantissime, quindi occorre decidere una lista di criteri di priorità in breve tempo per assegnare appunto le persone al macchinario e quindi decidere sostanzialmente chi deve vivere e chi deve morire. Naturalmente questa è una situazione molto simile, per esempio, a quella che è avvenuta con il respiratore durante il picco, purtroppo, della pandemia da Covid-19. Come risolsero la questione? Istituendo quello che fu chiamato appunto il Comitato di Dio, perché fu composto da membri anonimi con il compito appunto di decidere secondo quali principi e criteri allocare questa risorsa scarsa. Ma oggi i temi sono tantissimi, perché il progresso tecnico-scientifico naturalmente è stato incredibile nel corso dell'ultimo mezzo secolo, dai diritti riproduttivi, le nuove tecniche di riproduzione e procreazione medicalmente assistita. E qui vedete, sono due esempi molto famosi. La nascita nel 1978, vorrei sbagliare la data, ma credo sia corretta, di Louise Brown, che è stata la prima persona nata attraverso la fecondazione in vitro, e quindi la prima persona che è nata con un concepimento al di fuori di una congiunzione tra un uomo e una donna mediante un rapporto sessuale. E poi la nascita della pecora Dolly, la clonazione di fatto di un mammifero come una pecora, che era un risultato tecnicamente molto difficile e che di fatto è stato raggiunto ed ha aperto poi molte discussioni su quali siano i confini poi di queste tecniche di fatto. E poi naturalmente il tema dei diritti alla fine della vita, i progressi della terapia intensiva, la creazione di stati che non esistono in natura. Siamo l'unica specie che è capace di entrare in alcuni stati grazie proprio all'ausilio della tecnologia e quindi di sospendere a volte le funzioni vitali, e questo naturalmente crea, come nel caso del prototipo per la macchina della dialisi, nel caso di Seattle, certo nuove opportunità, incredibili opportunità di beneficio, di avanzamento per le persone e per la società, ma dall'altro anche nuove domande che invece hanno una caratteristica profondamente morale. Ora passo velocemente in rassegna questa parte, che sono un po' le cinque anime, ma è un modo non sistematico di presentare alcune delle domande, alcune delle problematiche oggi della bioetica. Beh,
Esiste naturalmente una bioetica accademica, una bioetica che si occupa appunto di teorizzare quelli che sono i quadri normativi, i vari framework che vengono utilizzati per interpretare i problemi che sorgono in ambito clinico. Per esempio, il problema della verità, di come debba essere detta e se debba essere detta la verità al paziente, anche quando questa verità può causare al paziente dei danni. Poi, naturalmente, ci sono le riflessioni sull'etica della ricerca, e qui c'è stata non solo un'evoluzione grandissima dal punto di vista delle sperimentazioni con soggetti umani, ma anche un fiorire di altri ambiti che riguardano le sperimentazioni, per esempio, con modelli animali, con altri animali, e più recente con gli organoidi, cioè delle strutture e di fatto dei tessuti che consentono di replicare alcune delle proprietà di strutture molto più complesse, e che appunto sollevano nuove domande, sono di nuovo delle entità che in natura non esistevano e che abbiamo potuto creare grazie alla tecnica. E poi naturalmente ci sono tutte quelle riflessioni che vanno a incidere sul futuro, sulle nostre libertà, sui nostri diritti a fronte proprio di nuove tecnologie, dall'intelligenza artificiale alle macchine con guida autonoma. Qui vedete semplicemente una applicazione a mo' di esempio, e cioè la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale per selezionare gli embrioni umani che poi possono essere impiantati all'interno di percorsi di procreazione medicalmente assistita. E capite bene che, oltre al caso delle diagnosi, quindi della possibile sostituzione o dell'aiuto che questi sistemi possono dare nel fare una diagnosi, oramai si aprono tantissime domande proprio sulla relazione tra queste tecnologie e i diritti delle persone e le loro libertà, la loro autodeterminazione. E i grandissimi poi progressi che sono stati fatti nel campo della genomica. Noi di fatto nel corso dell'ultimo secolo abbiamo capito molto bene che il codice della vita è appunto un codice, poi abbiamo imparato a leggerlo sempre bene. Oggi, rispetto a solo una decina di anni fa, sequenziare un genoma costa molto di meno, ordini di magnitudine insomma inferiore, ma la vera novità è che oggi siamo anche in grado di riscriverlo il genoma. Quindi abbiamo la possibilità, in maniera abbastanza precisa, economica e abbastanza facile, di riscrivere il genoma come se avessimo la funzione cerca, trova, sostituisci in un programma di testo. E naturalmente anche questo porta a tantissime domande, di nuovo per il futuro non solo degli individui, ma per il futuro veramente della nostra specie. Quello che vedete qui è il noto scienziato cinese che ha annunciato per la prima volta di avere di fatto già utilizzato queste tecniche per editare degli embrioni umani che poi sono stati impiantati, portando alla nascita delle prime due persone che di fatto sono state concepite anche attraverso il ricorso a questo tipo di tecniche. Poi c'è una bioetica di tipo più istituzionale. Noi nel nostro centro ci occupiamo di un tema molto bello, che è quello della integrità della ricerca, cioè di tutta la riflessione su quelli che sono i diritti e i doveri dei ricercatori. E poi, quasi alla fine, c'è la bioetica, come dire, istituzionale, forse più burocratica, che presiede proprio alla governance della ricerca oggi scientifica, dei grandi progetti di ricerca, e che incorpora l'etica in tutti i suoi passaggi in tutte le sue dimensioni. Poi c'è naturalmente una bioetica più civile e politica, impegnata nel cambiare le cose a livello normativo, e infine una bioetica di tipo, potremmo dire, più divulgativa, cioè nella quale si cerca di promuovere una migliore conoscenza di alcuni dei temi fondamentali e, per esempio, di alcuni dei benefici che di fatto il progresso tecnico-scientifico ci ha reso oggi disponibile. Passerei dunque alla seconda parte, che è quella che fa una sorta di approfondimento su un dibattito fondamentale, che è quello dei diritti alla fine della vita, e che c'entra moltissimo con appunto il tema di cui dibattiamo oggi, quindi le libertà personali. Non si può in Italia che ripartire da qui, ogni paese ha la sua serie di casi di bioetica, la bioetica è una storia molto spesso di casi singoli, di singole battaglie, di persone che si trovano proprio a voler riconosciuti alcuni diritti che magari ci sono, magari ancora non ci sono. E naturalmente in Italia il caso è quello molto famoso di Eluana Englaro. Qui vedete in questa slide quella puntata del 9 febbraio del 2009 in cui in diretta si annunciò la morte di Eluana di fatto a Porta a Porta.
Chi si ricorda, il dibattito politico fu accesissimo, i partiti si divisero in maniera molto profonda, si crearono molte spaccature. Quello su cui però furono tutti d'accordo è che un caso Englaro nel nostro paese, dopo quel giorno, non si sarebbe mai più dovuto verificare. Che cosa era successo in Eluana? Molto semplicemente, Eluana era una ragazza che purtroppo ha subito un incidente e dopo questo incidente, dopo i traumi che ha subito, era stata giudicata oramai praticamente in coma permanente, senza possibilità di recuperare la propria coscienza e dunque tenuta in vita grazie alle cure, all'assistenza e agli ausili tecnico-scientifici. Peccato che prima di subire questo incidente, Eluana andò a visitare un suo ex compagno di scuola e tornando, proprio nelle condizioni in cui si sarebbe trovata lei, molto simili, e tornando disse a suo padre che qualora ciò fosse capitato a lei, lei non avrebbe mai voluto rimanere in vita in quelle condizioni. Da lì parte una lunghissima battaglia che, pensate, durò 6.233 giorni, questo è il titolo di un libro dedicato alla vicenda, alla fine della quale si decise che di fatto le volontà ricostruite di Eluana Englaro attraverso suo padre, Bettino Englaro, andassero rispettate, quindi si decise di interrompere il supporto vitale e di conseguenza Eluana morì. Come si previene i casi come si previene in altri contesti, in altri paesi, un caso di questo tipo? Beh, lo si fa attraverso il ricorso a quello che si chiama il testamento biologico, cioè le disposizioni anticipate di trattamento, per essere più precisi. Col Comitato Etico di Fondazione Umberto Veronesi noi abbiamo avuto l'opportunità di esprimerci proprio insieme a Umberto Veronesi nel 2016 con un parere dedicato su questo tema. Pensate, Umberto Veronesi era un inguaribile ottimista, ma era stato ministro della salute tra il 2000 e il 2001 e aveva provato a far approvare una proposta di legge dedicata proprio al tema del testamento biologico, ma purtroppo non ci era riuscito. E dopo anni di battaglie, anche lui, appunto, un inguaribile ottimista, divenne molto scettico sulla possibilità di poter passare una legge in questo senso. Tant'è vero che alla fine di quel parere decidemmo di rivolgerci agli amministratori locali, ai sindaci delle città, per prevedere le forme alternative per vedere riconosciute le volontà anticipate delle persone. Un testamento biologico, infatti, non è altro che un documento nel quale una persona pienamente capace di intendere e di volere dichiara ora per allora, nel caso in cui non fosse più in grado di decidere per sé, quali tipi di trattamenti desidera ricevere oppure rifiutare. Eppure con, diciamo così, una certa sorpresa, alla fine di una legislatura, quando sembrava che non ci fosse in realtà più tempo utile, viene approvata la legge 219 il 22 dicembre 2017, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Questa è una legge fondamentale di cui io consiglio la lettura a tutti i cittadini e a tutte le cittadine, perché è veramente una legge che scrive e mette nero su bianco e disegna un modello molto diverso rispetto a quello, per esempio, ippocratico che abbiamo visto all'inizio di questa presentazione, e cioè un modello appunto fondato in maniera piena sul consenso informato, di cui di fatto le disposizioni anticipate di trattamento, il testamento biologico è un'ideale prosecuzione delle volontà e in questo senso forse anche del rapporto terapeutico che si ha col medico curante. L'articolo 1, ora vedremo alcuni dei punti principali appunto di questa legge, ma naturalmente abbiamo il tempo di toccarli semplicemente in superficie, però possiamo lasciare l'approfondimento ad eventuali domande. Uno dei punti fondamentali all'articolo 1 è che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o perseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Quindi il modello paternalistico è finalmente finito e nero su bianco abbiamo oggi che anche nel nostro paese il consenso informato rappresenta la pietra angolare di ogni relazione terapeutica. Questo è un punto fondamentale perché significa mettere al centro l'autonomia decisionale delle persone e di conseguenza prevedere non solo una serie di diritti, ma anche una serie di obblighi in capo ai professionisti sanitari. Uno di questi obblighi è proprio il tema che abbiamo visto all'inizio nei confronti dell'atteggiamento paternalistico tradizionalmente ispirato ai principi di beneficenza e non maleficenza.
E cioè il principio secondo cui ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici, ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario, dell'accertamento diagnostico o della rinuncia dei medesimi. Che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che oggi, se voi guardate negli occhi il vostro medico curante, qualsiasi sia la vostra condizione, il medico ha l'obbligo di dirvi la verità riguardo alla condizione se voi la volete conoscere. Può sembrare una cosa oggi scontata a molti, forse ai più giovani, non era affatto così. Fino agli anni 80, poi in alcuni casi anche molto oltre, nel nostro paese era una pratica assolutamente comune fare esattamente quello che raccomandavano i medici al tempo di Ippocrate, e cioè nascondere in maniera sistematica la verità ai pazienti sulla loro condizione, soprattutto dopo diagnosi infauste, per esempio quella di essere affetti da un tumore. Oggi questo non è più così perché naturalmente uno dei presupposti fondamentali della libertà individuale e del consenso è quello di essere adeguatamente informati rispetto allo stato di cose, in questo caso rispetto al proprio stato di salute, e soprattutto di non essere ingannati rispetto ad aspetti, appunto, che sono fondamentali per prendere decisioni libere ed autonome. Un altro punto essenziale di questa legge, che di fatto recepisce molte delle novità di alcuni pronunciamenti che nel corso degli anni si sono accumulati nella giurisprudenza, è quella di stabilire non solo la possibilità di rifiutare un trattamento sanitario, ma di dire in maniera molto chiara che cos'è un trattamento sanitario. E qui si dice nero su bianco, finalmente, che ai fini di questa legge sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale in quanto somministrati su prescrizione medica. Che cosa vuol dire di nuovo? Una cosa enorme, che finalmente, dopo l'approvazione di questa legge, nessuno nel nostro paese che è pienamente autonomo e capace di decidere per sé deve più essere costretto a essere mantenuto di fatto in vita contro la sua volontà. Purtroppo nel passato non è stato così, il caso più noto è quello di Pier Giorgio Welby, che di fatto poi ha concluso la propria vita nel 2006 con una decisione che anche qui ha provocato molti dibattiti, ma brevissimamente all'età di 16 anni a Welby viene diagnosticata la distrofia muscolare perché progressivamente gli impedì di compiere movimenti e che di fatto poi lo costrinse a letto. Welby sapeva che sarebbe arrivata una crisi respiratoria che di fatto lo avrebbe portato alla morte e disse di non voler essere rianimato. Lo disse alla moglie, Emilia Welby, ma quando accadde la crisi respiratoria alla fine arrivò quella decisiva, la moglie non se la sentì e chiamò i soccorsi. Quindi Welby, contro la sua volontà, si svegliò tracheotomizzato e quindi attaccato a un respiratore automatico praticamente immobile e incapace anche di disconnettersi da solo da questo respiratore. Ma Welby era perfettamente lucido e capace di intendere e di volere. Non solo, Welby era anche un fine pensatore e un bravo scrittore. Lo si può capire molto facilmente recuperando, io vi invito chi magari non l'ha mai sentita o chi non ha familiarità o l'ha dimenticata a recuperare la lettera aperta indirizzata da Welby al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel settembre 2006 sulla propria condizione. Welby dunque era pienamente capace di intendere e di volere, ma non poteva al tempo rinunciare a, o sospendere in questo caso i trattamenti sanitari di supporto vitale perché non erano definiti come tali. Al tempo, con un giro di parole normativo, proprio per evitare queste situazioni, venivano definiti in altra maniera, ma non come trattamenti sanitari. E siccome si prevede che solo i trattamenti sanitari possono essere sospesi o rifiutati, Welby non poté rifiutarlo. Infatti, il giudice, che comprese benissimo, e fu chiamato a decidere, la situazione di Welby, si pronunciò dicendo che la richiesta di essere disconnesso di fatto dal supporto alla respirazione non poteva essere accolta perché trattasi di un diritto non concretamente tutelato dall'ordinamento. Quindi Welby fu costretto poi a rivolgersi al caso che vabbè, tutti conosciamo, quindi al dottor Mario Riccio che di fatto lo sedò, poi lo scollegò dalla macchina. Riccio fu processato ma fu poi assolto perché stabilì che non fu la dose di sedativo quella che portò Welby alla morte. Oggi fortunatamente non è più così però.
le questioni che riguardano la possibilità delle persone di decidere in merito a se vogliono o meno ricevere trattamenti di supporto vitale completamente diverse dopo la legge 219. Per inciso, chi invece vuole dire, vuole ricevere, vuole dichiarare anche nelle DAT di essere sottoposto a qualsiasi intervento che la medicina mette a disposizione può fare altrettanto, quindi può anche decidere di ricorrere a tutti gli strumenti necessari. Poi un altro articolo fondamentale di questa legge, sempre relativa all'autodeterminazione, riguarda le terapie del dolore, un problema enorme ancora oggi nel nostro paese. Che cosa dice la legge? E questo è il punto fondamentale. In presenza di sofferenze refrattarie a trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda e continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che purtroppo oggi, nonostante i grandi progressi nelle terapie del dolore e nelle cure palliative, ci sono ancora dei sintomi che purtroppo sono refrattari a qualsiasi trattamento. Quindi esistono persone che purtroppo hanno dei sintomi che non possono essere curati o leniti in alcuna maniera. In queste situazioni però in Italia oggi è già possibile ricorrere alla sedazione palliativa profonda e continua, quindi sostanzialmente far sì che queste persone siano, tra virgolette, addormentate, facendo sì che il loro livello di coscienza scenda fino a un livello nel quale non sono più in grado di provare dolore. E questo accompagnandole, se sono persone con condizioni terminali, di fatto alla conclusione della propria vita senza dover appunto più soffrire. Non è quindi necessario per moltissime persone, perché queste sono una minoranza con sintomi refrattari, recarsi in altri paesi per ricevere l'eutanasia attiva o il suicidio medicalmente assistito, perché già oggi negli hospice in Italia è disponibile la sedazione palliativa profonda e continua. Al tempo della legge non lo sapevano tutti, noto il caso per esempio di Maria Ripa di Meana, che purtroppo affetta da una patologia tumorale terminale, decise poi di tentare di organizzare un viaggio in Svizzera, ma poi alla fine rinunciò, non solo perché molto difficoltoso nelle sue condizioni, ma perché di fatto non necessario. Grazie alla 219 oggi chiunque può chiedere col medico curante o di specificarlo nelle proprie dichiarazioni anticipate di trattamento di voler ricevere nella prossimità della morte soprattutto una sedazione palliativa profonda e continua nel caso in cui non fosse possibile lenire altrimenti i sintomi che ineriscono alla sofferenza o al dolore. E poi naturalmente c'è un punto invece, quello sì, ancora aperto e controverso, di limitazione alla libertà personale, e cioè la 219 stabilisce che il paziente ha un limite alla sua autonomia perché non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. A fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali. Peccato che oggi l'eutanasia attiva in Italia non sia qualcosa che si può chiedere a norma di legge, pertanto non la si può richiedere nelle date, non si può neanche chiederla quando le persone sono ancora in grado e perfettamente capaci di intendere e di volere. Questo è il caso, per esempio, di DJ Fabo, è stato il caso di DJ Fabo, che dopo un incidente di fatto era in una condizione che gli impediva di svolgere anche funzioni basilari, compresa quella appunto di muoversi, di alzarsi dal letto, e che però non era né affetto da una patologia terminale, come nel caso per esempio dei tumori, per i quali dopo la sentenza Cappato della Corte Costituzionale a seguito del caso proprio di DJ Fabo si è stabilito che in realtà oggi è possibile ricorrere in alcune condizioni di terminalità al suicidio medicalmente assistito. Ma in questo caso non c'era una condizione di terminalità, non solo, c'era però una condizione di costante dolore. Fabio Antoniani, o DJ Fabo come preferiva anche lui essere chiamato, era di fatto colpito da fitte in molti casi molto dolorose più volte al giorno, e quindi nell'impossibilità di fatto di praticare il suicidio medicalmente assistito perché è impossibilitato a muoversi, per lui di fatto l'unica opportunità era quella di chiedere l'eutanasia attiva, cioè quindi il supporto, l'aiuto da parte di una persona terza, in questo caso di solito un professionista sanitario o comunque una persona preparata e qualificata, che dietro esplicita, reiterata e libera richiesta da parte di una persona, di fatto pratica appunto l'eutanasia, aiuta questa persona a liberarsi dal dolore. I casi non sono finiti però dopo la legge 219, anzi, casi come quelli di Eluana Englaro
continuano purtroppo a ripresentarsi per due tipi di motivi, il primo dei quali, il più importante, è che ancora oggi sappiamo poche persone hanno alla fine compilato le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento e quindi possono accadere nei casi in cui una persona magari ha espresso all'interno della propria cerchia più stretta, tramite le persone che meglio la conoscono, che hanno condiviso con lei un percorso, una fase della sua vita, magari delle volontà molto precise rispetto a casi, per esempio, come quelli di Eluana Englaro. E purtroppo però non avendo compilato le DAT, anche in questi casi si rende necessario un lunghissimo iter, molto spesso giuridico, nel quale vengono ricostruite a posteriori le volontà di queste persone. Come capite, è una questione estremamente delicata, perché un conto è avere le dichiarazioni della persona stessa tramite appunto le DAT, e un conto è procedere alla ricostruzione con l'audizione di più testimoni, però in molti casi comunque le indicazioni lasciate da persone sono molto chiare. Immaginiamo per esempio il caso abbastanza recente di una persona che era per esempio un personaggio pubblico, che aveva fatto molteplici dichiarazioni in un determinato senso, non aveva compilato le DAT, però ecco, in casi di questo tipo è più facile rispetto ad altri desumere con un certo margine di certezza quali fossero le volontà, la visione di vita di questa persona. Questione comunque estremamente delicata. Ci sono casi, come dicevo, appunto, molto recenti, anche qui quello di Samantha Dinca, che di fatto era ed è una ragazza che, come Eluana Englaro, è purtroppo in uno stato giudicato irreversibile, nel quale non potrà probabilmente mai più, anzi quasi sicuramente, secondo i pareri dei medici, riguadagnare la propria coscienza, e anche qui, purtroppo, non essendoci le DAT, si tratta poi di decidere quali tipi di trattamenti sono adeguati, appropriati, tenendo però sempre conto anche, mi sento di dire, delle volontà di questa persona, della sua storia personale, di ciò che aveva espresso durante la vita, quindi non ridurre più le persone solo a un mero corpo, semplicemente perché non possono più esprimersi, però considerare comunque, anche in questi casi molto delicati, la loro storia pregressa, di fatto cercando di ricostruire il loro insieme di valori e di visione che attengono appunto in generale a come si affronta la vita. Oggi io non ho preparato niente per quanto riguarda la declinazione delle DAT a livello pratico, però se è un argomento di interesse lo possiamo approfondire dopo, però dico semplicemente che compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento è molto semplice oggi, esistono molte risorse gratuite online. Per depositare le DAT è sufficiente recarsi presso il proprio comune di residenza e appunto presso lo stato civile del proprio comune di residenza e consegnarle in maniera personale. È completamente gratuito, altrimenti si può procedere attraverso un notaio. Nel corso degli ultimi anni ho avuto, grazie al ruolo che ho la fortuna di ricoprire e anche l'onere di ricoprire presso Fondazione Umberto Veronesi, la possibilità di assistere oltre 100-150 persone nel percorso che porta alla compilazione delle proprie DAT tramite la realizzazione di guide o colloqui personali. E cito questo per dire che nonostante esista la legge 219, nonostante i comuni oggi faticosamente si sono adeguati, dietro l'angolo esistono una molteplicità di barriere infinite anche oggi su una questione oramai assodata come questa per l'espressione della libertà delle persone. Cito alcune casistiche che però naturalmente sono indicative di un problema più complessivo. La prima riguarda la quantità di persone che ancora non sanno che cosa sono le DAT e che possono essere compilate o come depositarlo. La legge prevedeva campagne informative, ma che di fatto poi non sono mai state fatte, si è lasciato alla libera iniziativa di alcune associazioni, di alcune realtà no profit, l'onere che invece sarebbe stato invece del Ministero della salute, non solo, più in generale, di organizzare queste campagne di informazione per la popolazione. E poi il registro elettronico. Dopo l'entrata in vigore della legge sono passati quasi forse più di 2 anni prima che si riuscisse a creare un semplice registro elettronico che consentisse di fatto di far valere su tutto il territorio nazionale le proprie volontà anticipate. Ci sono quindi persone che magari le hanno depositate a Trento, hanno avuto un incidente purtroppo a Caltanissetta, ma di fatto in questo periodo di interregno per i medici di Caltanissetta non era così immediato
in assenza di un parente o di una figura chiamata il fiduciario che facesse da ponte, ricostruire o sapere che quella persona aveva depositato le date. E poi ci sono altre difficoltà a livello proprio di ricezione delle amministrazioni. In molti comuni c'è, come dire, una certa ritrosia a trattare argomenti così delicati, e quindi esistono più casi, di cui io purtroppo sono stato anche testimone, nei quali si cerca di impedire la registrazione delle DAT, forse a causa di una scarsa preparazione. Ma tutti questi sono limiti evidenti all'espressione della volontà, della libertà, dell'autodeterminazione delle persone. E qui si vede molto bene una cosa importante, cioè che per avere certi diritti, per guadagnare certe libertà, avere una legge come questa non è sufficiente. Bisogna essere informati e poi bisogna essere pronti ad esigere questi diritti quando se ne presenta l'occasione giusta. Per esempio, racconto qui un caso che mi è stato riferito, una persona che ha chiesto e lo ha specificato nelle proprie DAT di ricevere la sedazione palliativa profonda e continua nelle ore precedenti, quella che era una morte inevitabile a causa di una patologia terminale, in questo caso di nuovo purtroppo un tumore, ma di fatto cambiando il responsabile del reparto durante la notte, il secondo professionista sanitario non si è sentito il dovere di praticare questa sedazione, con il risultato che questa persona è entrata in una fase che è durata quasi 48 ore di sofferenza mista a delirio, con un forte stress soprattutto per i familiari e poi anche di mancata, appunto, rispetto, di mancata dignità, di mancato rispetto nei confronti delle volontà che questa persona aveva così chiaramente espresso. Quindi la legge non è sufficiente di per sé, naturalmente bisogna conoscere i diritti che ci sono e poi bisogna essere anche pronti ad esigerli quando si presenta l'occasione. Oggi aspettiamo su tutti questi temi che riguardano il fine vita che la politica letteralmente si faccia viva, che non lasci alle sentenze della Corte Costituzionale su interpelli o casi singoli l'onere di dover legiferare e normare questioni così importanti, però mi permetto di dire che le premesse sono diciamo così abbastanza poco favorevoli nell'arco di questa legislazione per affrontare temi come questi di bioetica, perché quello che abbiamo visto fino adesso in realtà, diciamo così, non fa ben sperare. Lo vediamo con l'ultima questione che tratterò brevissimamente prima di aprire allo spazio delle domande, che riguarda un altro fronte decisivo, cioè quindi tutto quell'insieme di diritti, di libertà che hanno a che vedere con la propria sfera riproduttiva, quindi con un aspetto essenziale del proprio progetto di vita, del proprio progetto condiviso magari con un partner. E qui naturalmente l'argomento fondamentale che oggi è al centro delle discussioni e dei dibattiti riguarda la cosiddetta maternità surrogata, ma in realtà quella che è meglio chiamare la gestazione per altri. Sappiamo che c'è oggi la volontà di istituire un nuovo tipo di reato universale per proibire questo tipo di pratiche. Io credo che questa non sia una buona premessa per avere una buona discussione su un tema che in realtà è molto più complicato. Solo in Italia parliamo di milioni di persone che oggi soffrono di problemi che hanno a che vedere con l'infertilità, ma non sono ancora sterili, sono persone che grazie alla medicina e alla procreazione medicalmente assistita possono concepire un figlio biologicamente proprio. Per esempio è il caso delle donne che sono affette dalla sindrome di Rokitansky e che magari nascono avendo i propri gameti perfettamente sani, quindi le ovaie e gli ovociti, ma magari nascono senza utero, quindi senza la possibilità di poter condurre una gravidanza. Ecco, in questo caso è possibile, grazie alle tecniche che oggi sono disponibili, prelevare questi ovociti, fecondarli con un gamete maschile, che può essere dal donatore oppure quello del partner, attraverso la fecondazione in vitro, e poi ricorrere alla gestazione per altri di una persona che può rendersi disponibile appunto per ospitare l'embrione fino alla nascita, e poi si impegna appunto a far sì che questa nuova persona continui e prosegua la propria vita in questa nuova famiglia che purtroppo non poteva concepire altrimenti. Ecco, in questo caso io credo che ci sia una cosa importante da dire, e cioè che ci sono tantissimi esempi di persone che liberamente scelgono di diventare gestanti per altre. Proprio Umberto Veronesi raccontava di un caso di due sorelle, di cui una che era stata colpita da un tumore per cui aveva
subito la rimozione dell'utero e la sorella si offrì di diventare la gestante per altri in maniera completamente gratuita. Ecco, io credo che ci siano ottime ragioni per sostenere che questa è una pratica eticamente perfettamente permissibile, e anzi, non credo ci siano argomenti bioetici convincenti per sostenere che non lo sia. Ma questo ci dice una cosa importante, cioè ci dice che non siamo contro la gestazione per altri in assoluto, siamo contro forse alcune fattispecie le quali riguardano possibili casi di eccessiva mercificazione e in particolare di sfruttamento del corpo delle donne. Ma anche qui credo che non ci sia in realtà un vero disaccordo, credo che possiamo raggiungere facilmente un accordo sul fatto che lo sfruttamento indebito del corpo delle donne sia qualcosa che vada assolutamente evitato. Ma contemporaneamente possiamo anche pensare che la gestazione per altri, laddove ci siano delle transazioni, delle garanzie di tutti i soggetti coinvolti, non sia una pratica di per sé eticamente illecita. Dipende appunto dai contesti, dalle garanzie, dalle situazioni. Qui vedete due opinioni in questa slide molto diverse tra di loro. Una è una mozione sulla maternità surrogata a titolo oneroso del 18 marzo del 2016 del Comitato Nazionale di Bioetica, che è uno degli organi più importanti nel nostro paese, chiamato ad esprimersi su questioni relative alla bioetica in tutte le sue diverse declinazioni che abbiamo visto prima, e l'altro invece è un parere dedicato proprio al tema della gestazione per altri, sempre realizzato dal Comitato Etico di Fondazione Umberto Veronesi e firmato tra l'altro da Carlo Flamini, Umberto Veronesi e anche la professoressa Caporale. E questo è stato un documento molto importante, mi sento di dire, perché in questo documento non solo si dice che la gestazione per altri, di fatto, poste alcune garanzie, è perfettamente lecita in tutte le sue forme solidaristiche che non prevedono un pagamento vero e proprio, ma che addirittura, questa è una novità rispetto anche alle proposte di legge discusse oggi, lo può essere anche in tanti altri contesti nei quali la transazione tra la gestante per altri e di fatto la coppia committente avviene alla luce del sole dopo che si è accertata la presenza di un consenso perfettamente valido, dopo che tutti i soggetti sono stati adeguatamente informati e hanno deciso come gestire eventuali situazioni problematiche, ma in assoluta trasparenza. E questo è quello che avviene in tanti paesi dove le gestanti per altri non sono persone necessariamente sfruttate, vulnerabili dal punto di vista socio-economico, ma sono invece magari donne che hanno già avuto uno oppure più figli e che decidono a un certo punto della loro vita di dare questo dono anche ad altre coppie che non possono differentemente avere un figlio biologicamente proprio, magari lo fanno però dietro il rimborso delle spese o del periodo per cui si devono assentare dal lavoro. Questa è una pratica comune in altri paesi. Concludo dicendo che sul tema del fine vita, dalle DAT al suicidio medicalmente assistito, al diritto a poter chiedere l'eutanasia attiva, alla procreazione medicalmente assistita, alla maternità surrogata, meglio detto gestazione per altri, ecco, su tutti questi temi il dibattito è molto aperto. E naturalmente quello che è al centro della discussione è proprio il ruolo dell'autonomia, del consenso delle persone, della propria autodeterminazione nei confronti delle scelte che riguardano in tantissimi casi semplicemente se stessi, e nelle quali invece ancora oggi altri tipi di attori, che possono essere lo Stato, alcune ideologie, alcune fedi confessionali, invece cercano in tutti i modi di limitare l'autonomia degli individui e dunque la loro autodeterminazione. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione. E sono disponibile naturalmente ad approfondire tutti i temi in questa che mi rendo conto è stata una cavalcata di tantissimi punti, di tantissimi temi, ma che appunto spero possa essere stata di comunque vostro interesse. Quindi grazie per l'attenzione. Grazie mille professore. Allora io procedo con le tue domande che sono state scritte finora, a parte che leggo dei complimenti peraltro. Non potrei essermi perso, diciamo, delle domande precedenti perché la chat è andata via con la disconnessione. Però la prima domanda che di massimo è se si può scrivere l'acronimo e il significato, però non so a cosa si riferisce in realtà con acronimo e significato, non so se il signor Berton è online.
Beh, forse se si riferisce a quella delle DAT, sono le disposizioni anticipate di trattamento, il termine tecnico introdotto dalla legge 219 proprio per definire le volontà espresse in maniera anticipata. Sì, mi riferivo a quello, Bertone Massimo, ero io che avevo fatto la domanda e mi aveva già risposto comunque per iscritto la signora Marta Bona. Ed Che era proprio, ringrazio allora. questo che volevo sapere, mi aveva già risposto. Grazie. Grazie Marta Bona, se vuole, la prossima domanda, ecco, era la sua, la considerazione, se vuole intervenire. a lei. No, grazie, non avevo domande, ho semplicemente risposto a Berton con Ah, sui data. ok, perfetto, ok, grazie. Allora darei la parola a Michele Pietrucci, che si è prenotato per una Sì, domanda. grazie, professore. Veramente una bella lezione, molto, molto, diciamo, catturante. E io però volevo fare questa domanda. Allora, diciamo, atteso che il principio di autodeterminazione evidentemente è un fatto di civiltà, su cui convergo appieno, però allora, da una parte la dimensione della competenza, cioè fino a che punto noi possiamo lasciare a chi non è competente decidere diciamo, del suo destino o possiamo farlo sempre a prescindere? E la seconda cosa, appunto, lei ha parlato anche, ha descritto un po' la normativa, eccetera. Mi pare che l'unico limite che ci sia a questa autodeterminazione per adesso è, mi corregga se sbaglio, gli atti contrari alla legge sostanzialmente. Ecco, la domanda è solo questo o ci sono anche dei parametri differenti? Perché diciamo io su questo diciamo confesso la mia natura, io cerco sempre perché io su quello che le ha detto sono completamente d'accordo, però io vorrei oggettivizzare il più possibile, cioè tema anche dell'autodeterminazione. Mi rendo conto che è quasi un ossimoro, però, come dire, in un contesto di comunità civile, in cui legittimamente magari c'è gente che non la pensa come me, credo che la parametrizzazione e l'oggettivizzazione possa essere una strada per ridurre appunto tutto quello che lei diceva, no? Il dibattito, per carità, è sano e democratico, eccetera, però abbiamo avuto esempi nel nostro paese in cui poi ci sono state su questi temi, come dire, delle derive che almeno mi hanno preoccupato. Non so se sono stato chiaro nella È domanda. stato, la ringrazio, è stato chiarissimo. Sono due temi fondamentali, assolutamente. Comincio dal primo, che è quello della competenza. Naturalmente è un problema enorme quello della competenza, ma lo diceva già John Stuart Mill in On Liberty, sostanzialmente. Cioè c'è un problema nel rispettare l'autodeterminazione di chiunque, di qualsiasi persona, e cioè nell'accertamento di questa autodeterminazione. Una persona che vediamo sul ciglio di un ponte, che magari si sta per buttare, è libero di farlo o no, se sceglie di farlo, dobbiamo cercare di impedirlo per il suo stesso bene agendo di nuovo in maniera paternalistica oppure no. E poi ci sono una serie di questioni che sono strutturalmente in una zona di sovrapposizione. Pensiamo ai minori, per esempio. Quando una persona può decidere di ricevere un trattamento oppure di rifiutarlo. E pensate che oggi ci sono tantissimi dibattiti, per esempio, su quelle persone che si sottopongono a trattamenti come la riassegnazione del genere, la quale deve necessariamente avvenire all'interno di una fascia di età che precede in molti casi la pubertà, per esempio, però naturalmente il soggetto non è un soggetto completamente adulto, quello che è chiamato poi a decidere sul proprio corpo. E quindi ci sono tantissime complessità riguardo a questo, come ci sono anche per la partecipazione dei minori alle sperimentazioni cliniche. Un bambino o un adolescente che oggi soffre di una gravissima patologia e che gli chiediamo di partecipare a uno studio clinico su quella patologia, ma che sappiamo già che di fatto ha pochissime probabilità di beneficiare di quello studio, perché alcune fasi degli studi clinici sono semplicemente per testare il limite della tossicità delle terapie, non la loro efficacia. Ecco, in questo caso partecipare per questo bambino, per questo adolescente, a una sperimentazione
significa di fatto andare molte più volte in ospedale, sottoporsi a molti più prelievi, magari ricevere un farmaco sperimentale senza poterne avere un diretto beneficio in molti casi. Quindi anche qui grandissimi problemi che riguardano proprio l'accertamento del consenso. E poi c'è un'altra area molto affascinante, anzi altri due, molto affascinante. La prima è quella che riguarda tutte le malattie neurodegenerative, per esempio, cioè le condizioni nelle quali una persona parte dall'avere un'autonomia, una capacità piena di decidere e progressivamente nel corso del tempo le va a perdere. Racconto qui un breve aneddoto che è il cosiddetto caso delle polpette. È un caso molto curioso in un paese nordico di questa persona che era una fervente sostenitrice dei diritti degli animali, risolutamente vegana nel corso della sua vita, poi viene ricoverata per una malattia neurodegenerativa e i parenti scoprono dopo un po' che il personale gli dà sempre queste polpette di carne di cui lui va matto, ma che di fatto erano completamente contrarie alla sua storia personale di prima. Quindi ci sono questi problemi, naturalmente questo è un caso più ilare, ma ci sono anche problemi che riguardano le terapie di queste persone. Proprio la legge 219 riguarda questo, consente di aggiungere uno strumento fondamentale che oggi non abbiamo toccato, che è il piano di cure condiviso, cioè per persone che hanno una diagnosi in questo senso, quello da fare è la stabilimento di fatto di un piano di cure condiviso col medico curante per accompagnare lungo questa perdita che si può anticipare progressiva dell'autonomia. E poi le persone che hanno problemi di natura, per esempio, psichiatrica. C'è un tema qui enorme di protezione dei diritti e delle libertà degli individui per quella che è la medicina di fatto che forza le persone a essere curate contro il loro volere. Quali sono i limiti? Mi sento di consigliare riguardo a questo un volume, secondo me molto bello, che è questo, ce l'ho qui, quindi mi posso permettere di farlo vedere, di Tanzio, che si chiama Coercive Care, cioè l'etica della medicina e della cura coercitiva. È un tema molto bello, io credo, perché ci aiuta a testare proprio i temi della discussione di oggi, quali sono i limiti appunto dell'autodeterminazione personale. La conclusione che mi sento di sposare in questi e in altri casi è che una persona non dovrebbe mai essere curata contro il suo volere, a meno che non sia pericolosa per altri, o a meno che questa cura non sia finalizzata al ristabilimento della sua autonomia sul lungo periodo. Può essere che una persona con una crisi psicotica magari debba essere curata, ma il fine deve essere non quello di limitare la libertà di questa persona, ma sempre di portare, se è possibile, a riguadagnare la propria autonomia. Però arrivo al punto e poi passo all'altra questione. Come fare ad accertare questo tipo di capacità? È una questione tremendamente complessa, in molto caso viene lasciata al giudizio clinico dei singoli medici curanti. È un caso drammatico quello, per esempio, delle persone che soffrono di disturbi alimentari molto gravi. E lì sono i medici che devono decidere in equipe tutte le volte se questa persona in realtà ha veramente la libertà di poter decidere, è una persona veramente autonoma. E qui si vedono delle sfaccettature, a livello almeno teorico, interessantissime. Cioè persone perfettamente lucide, anzi, perfettamente autonome per tantissimi aspetti della propria vita, magari affermati professionisti, e che magari in maniera locale, solo sulla gestione della propria alimentazione, hanno dei comportamenti definiti anormali. C'è un grande dibattito su come accertare il consenso di queste persone, come declinarlo in tutte le fattispecie che ho brevemente descritto, come misurarlo, come fare a preservarlo, come definirlo anche. Per cui in realtà mi dispiace, ma non posso offrire una risposta. Quello che posso dire è che ci si concentra sulle capacità oggi, cioè sulle capacità decisionali a livello locale in merito alla singola scelta. Ma questo è solo un lato dell'autonomia, naturalmente, per cui la questione è molto più complicata. Grazie. Prego, poi per quanto riguarda invece i limiti della legge, sì, è vero, la legge dice che sono quelli i limiti, ma oltre ai limiti che toccavo prima, ce n'è un altro fondamentale, cioè che l'articolo sempre uno, per cercare di trovare un accordo sul testo definitivo, alla fine si decise di dire che cosa? Che l'autonomia del paziente, anzi, che la relazione terapeutica, vive nell'incontro, più o meno le parole sono queste, non è verbatim, tra l'autonomia decisionale del paziente e l'autonomia professionale del medico. Cosa vuol dire? Vuol dire che comunque naturalmente il medico ha una sua sfera di discrezionalità. Questo perché? Perché le DAT sono molto generali molto spesso.
ma il progresso della medicina corre velocissimo in molti casi, per cui ci possono essere tante situazioni in cui una volontà che è stata espressa in maniera generale deve essere poi declinata nella specificità del contesto della situazione particolare, e chi lo deve fare è il medico curante. La legge però prevede che ci sia la figura appunto del fiduciario, una persona nominata da chi redige le DAT e chi si fa interprete della sua antropologia, della sua storia, la persona che conosciamo e che può mediare e aiutare il medico curante a decidere come declinare le volontà generali nel caso particolare. Il fiduciario è una nuova libertà che prima non c'era. Prima, quando succedevano dei casi come traumi, incidenti, oppure insomma, purtroppo dei problemi di salute che non potevano essere anticipati, subitanei, a decidere per noi erano medici che magari non avevamo mai conosciuto, oppure i parenti più stretti. Però purtroppo accade, lo sappiamo tutti, che in molti casi i parenti ci vogliono molto bene, ma magari non tutti, e magari altri hanno una visione profondamente diversa della vita rispetto a noi. Oggi, finalmente, grazie a questa legge, noi possiamo nominare un fiduciario, cioè una persona che scegliamo noi, a prescindere dal vincolo spaziale di prossimità, cioè il primo medico che ci vede dopo che è capitato qualche cosa, e dai vincoli di parentela. Quindi anche questa è una nuova libertà che aiuta a mitigare questo altro spazio di, come dire, determinazione professionale del medico, che è perfettamente legittima, salvo che poi appunto potrebbe in alcuni casi confliggere con la vera volontà della persona. In caso di conflitto, come sempre avviene in questi casi, ci si rivolge al giudice tutelare comunque. Grazie molte, grazie molte. Prego. Grazie. Non so se la professoressa Caporale è entrata. Sì, sono qui, ho ascoltato con molto piacere la discussione. Buonasera professoressa, buonasera. Buonasera, ben arrivata. Comunque, se vi fossero, diciamo, degli argomenti di bioetica di interesse, diciamo, degli iscritti alla scuola, possiamo anche organizzare un webinar a parte quando sarà finita la scuola su un tema che magari interessa. Cerco di farmi perdonare, ma non è stata colpa mia, sono un po' di difficoltà con i treni. Ovviamente condivido, Marco lavora con me, lavoriamo insieme, condivido tutto quello che ha detto, quindi anche la mia posizione. Ho apprezzato molto la sua esposizione. Mi sembra che insomma abbia detto un po' tutto. Su questo punto ultimo aggiungerei che questa figura del fiduciario nasce in realtà non nel dibattito parlamentare, ma al Comitato Nazionale per la Bioetica all'inizio degli anni 2000, e è stata una discussione molto importante, perché il fiduciario ha un potere enorme, che è quello del cambiamento del medico. Ovvero, sì, è vero che ci si può rivolgere eventualmente al magistrato per insomma dirimere delle questioni, ma non si arriva neanche al magistrato, perché spesso il fiduciario può decidere per un ricovero in un'altra struttura dove c'è un medico invece che come dire comprende le richieste del paziente, le condivide, pensa che quelle insomma che quanto esita dalle dichiarazioni anticipate di trattamento sia ragionevole, quindi insomma si incontrano due libertà, e credo che questo che Marco ha detto benissimo, dell'incontro di due libertà, quella del medico e quella del paziente che lascia le dichiarazioni anticipate di trattamento, sia la chiave anche proprio di tutta la lezione. Cioè nella bioetica una delle cose che contraddistingue davvero un approccio bioetico liberale rispetto a un approccio bioetico laico è proprio questo, cioè l'idea che siano delle libertà a incontrarsi più che l'affermazione di diritti, e credo questa sia una cifra molto importante da tenere a mente. La prima legge sull'eutanasia che ci sia stata mai al mondo è una legge dei territori del nord dell'Australia. Iniziava proprio così, cioè se c'è un medico simpatetico, c'è un medico che quindi era disponibile. Dunque c'è proprio un incontro di due libertà. E questo, qualunque sia l'argomento bioetico, qualunque sia, come dire, il sistema, gli stakeholder, le decisioni che vanno prese, l'intervento degli operatori, dei professionisti,
le decisioni da prendere, l'incontro tra le libertà di tutti i soggetti, diciamo, coinvolti mi pare che sia la chiave fondamentale di una bioetica liberale. Per questo alcuni temi sono più semplici, per esempio quelli di fine vita, dove alla fine a sopportare le conseguenze delle decisioni è la persona che prende le decisioni, cioè il paziente, il malato terminale, il morente, mentre a inizio vita i temi sono più complicati, perché certamente sarebbe difficile sostenere che, come dire, che l'embrione, che il feto siano dei soggetti con tutti i diritti, diciamo, da parte di tutta, cioè, sappiamo che c'è un pluralismo strutturale nella società su questa interpretazione, però è un fatto che c'è qualcosa di terzo. Ora lo possiamo definire una persona, uno come noi, come lo definiva un documento del Comitato Nazionale per la Bioetica, o possiamo definirlo anche qualcosa di meno, qualcosa in divenire, in potenza, non importa, comunque c'è qualcosa di terzo, e questo quindi vuol dire che, diciamo, se dobbiamo far incontrare tutte le libertà, certo c'è un problema di rappresentare gli interessi, se non altro, se non i diritti, gli interessi di questo terzo, quindi insomma, ecco, lì c'è un pochino più di complicazione. Ecco, mi pare di aver aggiunto, insomma, di aver detto quello che volevo aggiungere, non so se ci sono anche altre domande. Vedo Raffaella. Posso professoressa? Interessati a nuove cose. Ditecelo, vi facciamo volentieri qualche webinar. Posso, professoressa, posso io? Perché certo, sono sempre Petrucci. Certo. No, perché lei ha usato un termine, o c'è qualcun altro prima, chiedo scusa. No, credo che sia lei. No, lei ha usato un termine che è un po', diciamo, prego. No, soltanto questo, lei ha usato un termine, gli stakeholder. Commetto, diciamo, una grossolano errore se dico che il fiduciario in qualche misura lede gli interessi degli altri stakeholder. No, non lede gli interessi. La figura del fiduciario è una figura molto particolare. Lo dico in maniera anche un po' grossolana, cioè i parenti, cioè prende decisioni. Adesso. Non è lui. Ho capito quello che lei vuole dire. La risposta è sì e no. Allora, no, perché lui non fa altro che rappresentare, diciamo, la vera volontà, appunto, più che altro l'interpretazione autentica della volontà di chi gli ha affidato questo compito. E sì, la risposta è sì, perché c'è una lesione, come dire, della spazio di manovra, insomma, della libertà, ecco, dei familiari. Grazie. Attenzione, non determinata dal fiduciario, ma determinata dal paziente. E a questo ci dobbiamo abituare. Non è facile, è culturalmente molto difficile. Siamo tutti figli, quindi abbiamo vissuto le fasi finali della vita dei nostri genitori e abbiamo visto amici, parenti morire, abbiamo partecipato, come dire, di decisioni tragiche, abbiamo assistito da vicino a questi momenti e quindi sappiamo benissimo quanto è difficile accettare che il paziente sia lui a decidere, anche se non è lì, se non ci si può parlare, se non lo si può convincere, però di fatto è questo, un'estensione del rapporto medico-paziente attraverso il fiduciario, e questa estensione attraverso il fiduciario le regole sono dettate dal paziente, e quindi sì, ha ragione, lede sicuramente, cioè più che ledere, diciamo, restringe. Occupa uno spazio, grazie. Grazie professoressa, vedo che la sua proposta di webinar già ha avuto, diciamo, consensi plebiscitari, quindi ci attiveremo, posso dirlo tranquillamente così. La parola per la prossima domanda. E, professori, non so se volete, ecco, organizzarvi, dividervi la risposta a Giovanni di Grecia che si è prenotato. Giovanni. Perfetto, eccomi. Buonasera a tutti. Grazie mille. Spero che mi sentite. Anche io oggi sono in macchina, quindi oggi siamo tutti così, un po' in giro. Grazie mille per la discussione, è stata molto interessante. Io prendo spunto da una conferenza che ho seguito qualche settimana fa a Milano, dove c'era Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscioni,
e diceva che loro hanno fatto un accesso agli atti per chiedere ai vari comuni quante persone avessero già compilato e rilasciato la DAT, e siamo almeno dell'1% della popolazione italiana. Quindi, insomma, sicuramente non è stata fatta una comunicazione, una disseminazione di un'informazione su questa opportunità. Quindi questo è, secondo me, per certi versi grave. Dall'altra parte volevo chiedere una domanda specifica. Il fiduciario può essere chiunque o deve essere in qualche modo un parente o altro? Uno. E due, come ci regoliamo con tutti quei soggetti magari che sono beneficiari di alcune tutele, come per esempio i beneficiari di amministrazione di sostegno o altro? Lì restano comunque esclusi da questo oppure ci sono delle possibilità per loro? Grazie mille. Marco, forse vuoi rispondere tu sulla numerosità, e che l'osservazione mi pare del collega mi pare che sia molto sensata sul fatto che non c'è stata sufficiente informazione o data in un modo... Insomma. Sì, assolutamente sì, come dicevo c'è comunque la recezione a macchia di leopardo, alcuni comuni si sono fatti promotori di campagne almeno locali di informazione sul nuovo servizio, altri hanno evitato di toccare la cosa. C'è stata una mancanza delle campagne di informazione e poi c'è anche un doppio problema, secondo me, da non sottovalutare. Il primo riguarda la compilazione vera e propria delle DAT, cioè è comunque un qualche cosa di importante, un documento molto importante che va approcciato con la giusta responsabilità nei confronti proprio anche di se stessi. Per cui molte persone magari sono un po' intimidite nella redazione delle DAT, per cui si rivolgono in alcuni casi ad alcuni moduli, per esempio precompilati, anche noi ne abbiamo realizzati alcuni dei quali però soprattutto nel passato erano incredibilmente complessi, parliamo di oltre 10 pagine di decisioni veramente molto minuziose, difficilmente come dire, comprensibili nella propria specificità anche da persone con formazioni di bioetica o di medicina. E poi la seconda cosa, la seconda difficoltà, secondo me, è proprio a livello culturale e un po' anche filosofico. Mi spiego meglio, noi abbiamo, come dire, una certa paura di doverci confrontare con le decisioni che riguardano la fine della nostra vita o cose spiacevoli. Quindi questa è sicuramente una parte. Però mi piace aggiungere e ricordare sempre che in realtà parte del significato della compilazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento non sta poi in quello che può accadere nel futuro, quindi nel rendere agibili veramente quelle volontà. Sta anche solo, sperando che non succeda mai questo, ma sta anche proprio nella compilazione. Chi compila le DAT deve per forza attraversare un momento di profonda riflessione sui propri valori, su quali sono le persone che contano e di cui si fida veramente, e prendere decisioni importanti riguardo a decisioni veramente in certi casi capitali, quindi è anche un modo di conoscere meglio se stessi e i propri valori, e questo è un bene che lo si ha a prescindere da quello che accade nel futuro, lo si ha nel presente solo quando lo si compila. Questo sì, credo anch'io, Marco, credo anch'io che questo sia un aspetto molto molto importante. Non c'è, per rispondere anche alla seconda parte della domanda, può essere chiunque. Può essere, diciamo, per esempio una figura tipo un avvocato, che è un esperto di legge, che quindi ci può effettivamente tutelare sul piano legale, oppure può essere una figura tipo un medico, molto spesso ci si rivolge a un medico, perché col medico si compilano meglio, ragione Marco, no? La fase di compilazione è naturalmente agevolata. Può essere un familiare, perché è la cosa più naturale che esista, il familiare o un partner, insomma una cosa di questo genere. Ma in molti casi è invece un amico, una persona un po' più estranea, proprio perché quella persona più estranea potrebbe avere, come dire, meno dolore a svolgere quel ruolo, meno partecipazione, più lucidità, più calma, e non essere così tremendamente coinvolto, perché poi quelle sono decisioni che il fiduciario prende e che poi gli restano, come dire, impresse. Quindi, per esempio, a tutela, ecco, io personalmente a tutela delle persone che amo non mi verrebbe in mente di affidare a loro questo compito, perché penso che dovrebbero essere sollevate da questa difficoltà.
Quindi, comunque, per la legge può essere chiunque, per la legge anche possono essere redatte in qualsiasi modo. E l'osservazione di Marco è fondamentale, cioè la complessità è assolutamente respingente. D'altra parte, nello spirito proprio del documento del Comitato Nazionale per la Bioetica, da cui poi insomma, siamo arrivati a questa norma, l'idea era che proprio potessero anche essere di un rigo. Di fatto, nelle specie di DAT informali, quando si sta veramente male, vengono dette oralmente al medico in modo semplice, dicendo: ma se io adesso starò peggio, non sarò in grado di rispondere a tante cose, guardi, lasci stare, non voglio più sottopormi a ulteriori terapie, insomma, lasciatemi un po' stare, oppure guardi, per me la cosa importante è essere inconsapevole, quindi cercate di sedarmi quanto più possibile, oppure preferisco, non so, mi raccomando, per me il dolore è una cosa fondamentale, anche se questo dovesse un pochino come dire, danneggiare la mia salute, non importa, basta che non voglio soffrire per niente, cioè ognuno poi ha un suo messaggio. Ecco, sarebbe meglio questo messaggio, sarebbe più chiaro, più forte se venisse, come dire, scritto in un momento in cui uno non è il momento delle decisioni, ecco, un momento che precede le decisioni, ecco, questo sarebbe fondamentale. Abbiamo risposto a tutte le domande o ce n'era qualcun'altra in evasa, che è stata in evasa? No, mi pare. Non sento Gianmarco. Avete parlato anche del caso Cospito per caso, Marco? No, anzi mi aspettavo. Per esempio, nella lezione si potrebbe fare una lezione su appunto il consenso, la dichiarazione anticipata di trattamento e lo sciopero della fame, che per esempio è un argomento molto molto importante. Sul caso Cospito c'è stata una spaccatura molto forte nella bioetica italiana, quindi credo che sia anche proprio interessante questo. Sì, assolutamente. Non so se Massimo Berton, che è l'ultimo prenotato, aveva una domanda proprio su Cospito, oppure la rinvieremo al webinar. No, buonasera. Diciamo che mi aveva anticipato un attimo sul tema il signor Di Grazia e poi anche sulla risposta del professore Annoni, ma era più che altro incentrato appunto sul discorso della divulgazione anche da parte dei comuni, soprattutto sull'informazione alla DAT, che appunto chiedevo anche prima il significato specifico, perché per esempio io non ne avevo sentito parlare nel mio comune, ma anche nei comuni qua limitrofi, io sono della zona di Bassano del Grappa. Allora volevo proprio chiedere questo, perché essendo dentro anche al direttivo dell'AIDO, quindi Associazione Italiana Donatori Organi, noi già nei comuni possiamo dare l'assenso al trapianto degli organi, però è già impegnativo far passare e capire questo messaggio, perché la maggior parte delle persone vede questa adesione quasi come aderire a donare degli organi ancora da in vita, insomma. C'è un'informazione un po' distorta su cosa significa essere donatore degli organi, figurarsi addirittura sulla DAT. Allora volevo chiedere, come amministrazione, come si potrebbe fare per cercare a livello però professionale e più, come si può dire, e migliore possibile per dare informazione, avvicinarsi alla vostra associazione Veronesi, avere delle linee guida, come si può fare per cercare di passare il messaggio nel miglior modo possibile e magari creare una rete anche con i comuni qua del territorio dove si cominciasse a trattare veramente questo argomento, spiegarlo, perché poi effettivamente quando si deve eventualmente anche andare a redare la domanda bisogna essere preparati e saper spiegare bene di cosa si tratta. C'è la possibilità di avere dei contatti o degli aiuti insomma da parte vostra? Allora Marco, finisco di dare due risposte tecniche e poi lascio a te proprio anche la chiusura del seminario, ringraziandoti infinitamente e facendoti tantissimi complimenti. E due risposte tecniche, una molto molto importante di Marta Bona, che dice: sembrerebbe complicato depositare la propria DAT, è altrettanto complicato cambiare idea e modificarla, questo è il punto, il terrore di non riuscire poi
a cambiare le date, di rimanere appesi a qualcosa che è superato dal tempo, superato perché ho cambiato idea, superato dall'età, perché un conto è fare una DAT e dire non mi adatto a nessun cambiamento del mio corpo, nessuna cosa, a 50 anni, un conto a 60, magari uno convive con degli acciacchi e non gli sembrano più così importanti e così via, quindi è un problema di età, un problema di cultura, un problema di... come dire, di consapevolezza, di esperienza, anche l'esperienza di altri, quindi si può cambiare idea, le DAT si cambia idea, e se è già difficile depositare le proprie DAT, uno ha paura nel depositarle poi di rimanere prigioniero di un sistema di inefficienza o proprio di complicazione. Quindi questa domanda mi pare veramente molto importante. E la ringrazio perché effettivamente questo è un problema. L'altra domanda, in effetti, che proveniva invece dalla collega di prima, che ne aveva fatte tante, l'ultima l'ho dimenticato, ma quelli che hanno un amministratore di sostegno. Dunque, tecnicamente non possono fare le DAT coloro che sono incapaci di intendere e volere, proprio tecnicamente incapaci di intendere e volere, con una incapacità che è certificata. E tutti gli altri possono partecipare. Lo spirito, diciamo, del codice deontologico medico, della bioetica e in fondo anche della legge, così come è stata costruita, è quella di far partecipare quante più persone possibili, a dare delle indicazioni quanto più accurate possibili, ma non, come dire, dei dettati, appunto dei cavilli di una specie di contratto. Non è una contrattualistica della morte, è viceversa un'indicazione di massima in cui uno esprime quelli che sono proprio i propri intendimenti, e anche la persona non del tutto, cioè la persona capace legalmente ma in una zona grigia di borderline, è in grado di dare comunque delle indicazioni su se stessa, e addirittura nella Dichiarazione Universale di Bioetica e Diritti Umani alcuni paesi, e in particolare la Russia all'epoca, che era un'altra Russia, era un altro periodo, siamo all'inizio degli anni 2000, il delegato della Russia chiese che anche coloro che erano incapaci, dichiarati incapaci, certificati come incapaci, ove si fossero opposti a delle pratiche mediche, bisognava comunque prendere in considerazione la loro opposizione, che è una cosa che è un po' critica, perché una persona che è incapace di intendere e di volere, magari, non so, si oppone a farsi estrarre un dente perché non capisce la manovra, invece è nel suo interesse farlo, quindi non era bioeticamente, come dire, una soluzione così geniale, però dà il senso, cioè in realtà bisogna che il medico si ponga in ascolto di quello che è così il messaggio profondo dell'animo della persona che è di fronte. E questo la legge dovrebbe fare. Per quello io amo molto parlare, quando parliamo di bioetica, appunto di libertà. Di libertà, di dialogo, di comprensione, come dire, il linguaggio dei diritti. Apparentemente così forte, in realtà delle volte è più debole. Marco, a te la chiusura. Grazie, beh, sono bellissime parole, sono molto d'accordo. Per quanto riguarda l'informazione, sì, naturalmente online si trova in maniera gratuita tutti i materiali della Fondazione Umberto Veronesi, e non solo, ci sono tante associazioni che si sono mosse sul territorio, che rendono disponibili molte fonti di informazioni, per cui si trova, basta cercare, ma naturalmente bisogna sapere che cosa cercare. Se nessuno viene informato che ci sono le DAT e che sono così importanti, non si vanno a cercare le informazioni, quindi rimangono poi di fatto poco consultate. E io credo che quindi, a conclusione di insomma, questo breve incontro, che spero sia stato di vostro interesse, dovremmo veramente ringraziare, beh, io ringrazio per l'opportunità la professoressa Caporale, che ho avuto appunto l'opportunità di tenere questa brevissima lezione, ma anche appunto la scuola di liberalismo del 2023, che consente di fare e di aprire una finestra così importante su temi che hanno proprio al centro, come diceva la professoressa Caporale, fondamentalmente la libertà. E quindi nel ringraziare la scuola, l'organizzazione, anche tutti quelli che hanno partecipato, le persone che hanno seguito questo incontro, non posso che rinnovare l'invito a futuri seminari a questo punto su altri temi che riguardano sempre bioetica e libertà. Grazie. Grazie mille a voi, ovviamente a nome della Fondazione Luigi Einaudi, ma anche a nome mio, e appunto, ecco, proprio per esprimere una considerazione personale, forse questo è tra tutte le libertà
in un certo senso la più importante, no? Quella personale, e anche a livello costituzionale la vita è il bene, come dire, tutelato al punto tale che diventa indisponibile, no? In alcuni casi, come insomma sappiamo. Quindi sì, davvero grazie a voi, e mi auguro che potremo approfondire queste tematiche e oltre anche magari così, intelligenza artificiale, ulteriori aspetti della bioetica in un webinar in futuro o comunque in un futuro incontri. Quindi io ringrazio tutti i partecipanti come sempre, ringrazio il professor Annoni, ringrazio la professoressa Caporale e davvero insomma grazie mille, ci aggiorniamo presto e vi auguro una buona settimana. Grazie mille. Grazie a voi.